Cari amici, bentrovati a Botta e Risposta, il nostro quiz, no, non è un quiz, ma è, diciamo, una cosa goliardica, sì, è anche un quiz, perché no? Comunque Botta e Risposta lo dice subito, e diciamo, è una conoscenza del personaggio. In questo caso stiamo facendo una prova su noi stessi per permettere, diciamo, agli altri di conoscere di più, che sia scrittore, giornalista, qualsiasi persona nel suo lavoro. Assolutamente. Benissimo, sì. Allora parto io subito con la botta risposta. Ti vedo bello caldo, caro. Allora, giornalista o speaker? Giornalista o speaker? Questa è, diciamo, Caruccia assai. Beh, io sono stato più entrambe le cose. Oddio, Fede, sai che non saprei. Fra le due. Quindi, diciamo, daresti tutte e due come valide, come sì, diciamo. Come sì, valide. Perché diciamo la è un 49-51, ecco, da questo, diciamo, punto di vista. Piccolo... Forse una. Ma speaker, cioè nel senso come persona che parla, appunto, e basta, come interlocutore. Sei più comunicatore oppure sei ma più no, giornalista freddo? Ecco. No, facciamo allora a questo punto 55-45, anzi, più, no, diciamo, forse più speaker, diciamo, più come parlatore, diciamo, colui che comunica. Ecco, comunicatore, facciamo benissimo. 40-60, dai, per il parlatore, chiamiamolo così. Comunicatore, cuscino. Ce l'ho fatta. Abbiamo capito qual era la domanda di botta e risposta. Okay. Sempre in questa ottica di botta e risposta. Quando vai magari in trasferto oppure sei a casa tua, preferisci un cuscino morbido o un cuscino pieno duro da poter posare il tuo collo stanco della giornata e quel di? Allora. Bello, ecco, diciamo, come devi riposare, ecco, diciamo, secondo te? Penso che se il cuscino è comodo va bene entrambe le cose. Oddio, ci sono andato molto appresso. Ah, quindi, diciamo, non hai se una... è comodo, non forse più duro. Più duro, benissimo. Sì, forse più duro, diciamo, perché il morbido poi in realtà è come se, diciamo, uno si appoggiasse, sì, diciamo, potrebbe essere troppo morbido in realtà, benissimo. Quindi non lo so. Qui forse più 49-51 come benissimo. Prima, ecco, diciamo, quindi non saprei. Allora, doccia sì o bidet sì? In che senso? No, vabbè, senso, doccia fa tutte e due le tutte cose. Tutte e due le cose, quindi due, diciamo, più dire. Doccia. E per quanto riguarda scarpe comode o scarpe classiche? Scarpe comode. Benissimo. Comode. C'ho un piedone che è un 46, quindi scarpa possibilmente comode. Sì. Comode. Tatuaggi sì, tatuaggi no? No, tatuaggi no, insomma. Non ho nessun tipo di tatuaggi, a meno che le zanzare, ecco, insomma, questo periodo. Ti possono fare un disegno. Sì, ti fanno loro il tatuaggio, direte no, tatuaggio no, tendenzialmente. Deve essere un tatuaggio molto molto particolare, ecco, insomma, no, tatuaggi di linea di massima no. Per quanto riguarda i gusti delle ragazze, ragazze con la gonna o ragazze con i pantaloni, ecco? Ah, bella domanda. C'è anche con i pantaloni, nel senso anche quella che hanno, c'è anche sono, diciamo, femmina. Tipo molto, loro portano avanti la casa perché sono rigide, diciamo, sono... ci siamo addentrati, no, vabbè, adesso vai, no, ma al di là degli scherzi, giochiamo. Sì, no, scherzo, ovviamente, c'è anche la gonna è più femminile, c'ha il suo il perché... Suo va bene anche il pantalone, intendiamoci, però se la gonna c'ha il suo perché in più. Poi la scarpa della donna, come la preferisci? Piede nudo o piede coperto? A distanza dei gusti, se il piedino merita di essere guardato, allora piedino senza scarpa, benissimo. E vabbè, adesso... Questa è una domanda da fare a Cenerentola, in realtà. Esatto, può darsi che lei ci dà la dritta sul numero da prendere. Sì, vabbè, passo la parola a te, che botta e risposta, sai. Ok, continuiamo sull'andazzo, diciamo, su questo... Ha preso una bella, un bel ritmo, mi piace, bello. Sul gusto femminile, la donna come la preferisci? C'hai, che ne so, donna capello rosso, capello biondo, una donna elegante, una donna... Come, la donna, allora, in generale? La donna casual con un capello che può essere rosso oppure color scuro,
biondo, diciamo, era una fase di passaggio che adesso non mi piace tanto. Ok, quindi donna elegante, trasformiamo tutto. Questo a volte, diciamo, non fa. Perdonatemi, non faccio una domanda. Donna elegante, sì o no? Ecco. Donna elegante, insomma, donna adesso elegante, insomma, sì. Chiaramente poi possiamo anche essere smentiti. Anche elegante. Anche elegante, esatto. Quindi anche elegante, sì, ecco, io faccio, devo essere un po' più preciso. Il traduttore. Sì, perfetto, così ritorniamo a... Donna sportiva, ah, qua ti voglio, sì o no? Donna sportiva. O non... O motiva. O no? O motiva. Cioè, nel senso, non ti importa se è sportivo o meno... Se sì o no, non lo so, cioè, ma sì, è un aspetto che secondo te è importante. È relativo, perché è relativo. Può essere anche non sportivo, non però può essere anche sprint, diciamo, come idee goliardi che si fa delle cose che può essere anche non sportivo. Quindi in realtà è un ni. È un ni e diciamo bravo. Se è sportiva, tant'è, se non è sportiva, non importa più di tanto. Ecco, ok. Altre domande? Altre domande? Passo, se riprendo io subito. Allora, a tavola. Più che botte risposte, è ping pong, diciamo. A tavola, vino rosso, vino bianco, ecco. Bello! Ecco, oddio! Questa allora, è la Posso dire che il vino veramente l'adoro con tutto me stesso, più della birra. Ah, vedi, questo è però dipende ovviamente che mangi, se è carne, pesce, oppure se ti butti su panini, roba, questo è un altro discorso. Ecco. La tavola, ma come ho fatto a non pensarci? Dopo ti faccio io qualche domanda sulla tavola. Grazie, vedi come bisogna avere tutta risposta a questo format friccicarello. Sì. Vino forse di poco rosso, benissimo. Ma anche il vino bianco. Vino bianco, diciamo. No, in realtà nessuno dei due è escluso, teniamoci, però forse il vino rosso ha un suo fascino diverso. Benissimo. Allora, quando invece vai nelle isole, traghetto o aliscafo? Dipende se uno si vuole godere un po' il tratto. Allora, se è di fretta, allora subito l'aliscafo. Se no il traghetto. Ecco, era una questione di, diciamo, di comodità. A me piace anche il mare con tutto me stesso. Ti piace anche se è mosso? Un po' meno. Un po' meno. Se gli incipita lo stomaco, quindi evitiamo. Forse traghetto. Traghetto, ma solo per questo discorso qua. Per praticità all'aliscafo arrivi subito alla destinazione. Per quanto riguarda invece i gusti musicali, musica pop o musica rock? Rock, benissimo. Sì, anche se in generale io non vado a esclusione per il rock. Poi senti anche un posto, pop, tranquillo. Sì, diciamo, è nel mio cuore. Ti ribalto la domanda, te la faccio anch'io. Che musica preferisci? Pop, rock, metal, diciamo un po' classica, jazz, classica e pop, ecco. La quindi, classica va ascoltata perché è bella musica, sì, certo. No, sì, preciso, sono stato bravo. Per quanto riguarda invece i programmi, diciamo, gli attori comici di altri tempi, Totò o Alberto Sordi? Totò, ecco, ti piace. Non c'è battaglia. Con tutto il rispetto per Albertone Sordi, ci mancherebbe a Totò, però non vince per quanto mi riguarda a mani basse, insomma. Benissimo. Stiamo parlando di due grandissimi, due giganti, però qua forse c'è anche un po', diciamo, giocando in casa, Totò. Per quanto riguarda invece il vestiario intimo, meglio boxer o mutandine slip? Boxer. Alla Full Monty. No, come si chiama? Il filo di seta, no, con tutto il bene. No, da un fastidio che tu non hai idea. Boxer. Poi è meglio, per quanto riguarda quando si esce, è più elegante avere dei fazzolettini di carta o anche il fazzolettino di cotone, non è male. No, da carta, insomma, senza troppi sofismi, dai, no, fazzolettini di carta. E per quanto riguarda invece l'ideale di meta di vacanza, meglio dei posti, diciamo, delle città da visitare o dei luoghi di mare, ecco. Per la vacanza, scusa, ripetimi, quindi... Se dovessi fare una vacanza, ecco, in questo periodo estivo, se scegli una città da visitare oppure sei quindi per la cultura o magari sei portato più per il mare, una cosa più statica, cioè vai al Lido e ti fai Quattro zampe. Allora io sono un tipo che adora con tutto se stesso il mare, ecco, quindi sei marinerista. La cultura sempre, però il mare ha di più, per quanto mi riguarda.
Benissimo, per quanto riguarda invece viaggiare nel treno. Io non ti voglio, io non ti voglio fermare, sei un fiume in piena, quindi vai, vai, continua, continua. Viaggiare nel treno, preferisci prima classe o viaggiare con i Lanzichenecchi? È una risposta che è già fatta, sì, assolutamente. Con i lanzichenecchi, no, no, Ricordando insomma l'articolo prima di classe, giornale, laddove prima fosse possibile, possibile. chiaro, ma anche una seconda classe morbida, nel senso. Sì, diciamo, possibilmente comoda, ecco. Comodo. E allora questo abbiamo detto tutto. Allora, per quanto riguarda invece. Te la faccio io una Vai, domanda, ok, dai. adesso tocca a te. Botta Ora risposta tua, vai. prendo io, ci Prendi tu il provo. fil di cotone, vai. Allora, per quanto riguarda le auto, ti piacciono sì o no? Direi di sì, ma visto che guidi, quindi sì, ma in linea di massima, ecco. Ti piace guidare? Sì, no? Ti piacciono le auto? Mi Sì, piacciono no? le auto, sono due cose diverse tra ti piacciono le auto e ti piace guidare. Perché Esattamente. se stiamo in Quindi entrambe le... Allora, in circostanza. una Allora, sì mi e l'altra piacciono, no. l'altra è sì, mi piace guidare, però Ah, quindi tutte e diciamo due, ok, sì. Ok. cadenzato, perché comunque stare ogni giorno, non Quindi, so, ti piacciono le nell'entrare. auto? Sì. Sì, Ti piace guidare? Nì. esatto, Ecco. bravo, bravissimo. Vedi, abbiamo Ok, ci un'app che siamo. sintetizza, mi piace questa cosa. Auto sportiva, auto... l'auto che ti piace di più, auto sportiva, auto d'epoca o altro? Auto d'epoca, Auto d'epoca, sì, perché c'ha il che c'ha il suo suo fascino, l'abbiamo visto fascino. anche vedendo i Mission Impossible, una 500 vecchio Bella. tipo, insomma, sgangherate, pure faceva tutti quei chilometri. Bravo, mio adesso. Andatela a vedere che bello, che insomma, Va o se bene. non riuscite tanto ci andranno sulle, diciamo, le Sulle. varie applicazioni, sulle varie, diciamo, sui vari siti, diciamo, Netflix, Amazon e roba varia. Vabbè, sanno, no, dove vanno, quindi non c'è bisogno che glielo diciamo noi. Mi hai dato un bell'assist. Genere preferito da andare. Genere preferito, film preferito, cioè tipo commedia, azione o altro? Preferibilmente commedia, un po' di azione ci vuole, altro qualche Direi volta. altro, ok, Diciamo, riassumendo. è un nì a tre Ok, codici alla fine. quindi, Anche ok. altro, cioè vedere altri generi magari che non piace, e anche film francesi oppure Belli, film. sono d'accordo. Praticamente io mi piace molto, si chiama Salle d'Essai, che in tutte le città esiste, una sala dedicata ai film culturali introspettivi, magari su temi abbastanza forti, tipo gli ebrei, storie di ebrei, oppure situazioni Ok, sì. normalmente forti di alcune persone che hanno Vabbè, vanno a vissuto toccare delle delle tematiche, tematiche insomma. complicate, che Sì, può sì, anche sì. non piacere, perché il film poi diventa non Vabbè, pesante, certo. però bisogna stare a seguire Vabbè, con come tutte le cose, insomma, attenzione. certo. Se è commedia, devi stare appresso alla Benissimo, commedia, eh. l'azione altrettanto, oppure altri generi, diciamo, da questo punto di vista. Popcorn al cinema o anche in generale, sì o no? Popcorn, Ecco, finalmente ho toccato il cibo, ce l'ho fatta. popcorn, sì, diciamo, Sì. anche se ultimamente non ne stiamo mangiando, perché Però in comunque, linea di per la massima è un sì. dinastica, è un sì, perché il simbolo del cinema, il popcorn, diciamo, è associato alla Oh, pipita, ecco. sì, ci vuole perché sennò rimane qua la bocca di sete. I popcorn sono belli, però sono salati, quindi so cacchi se non si beve qualcosa. Cibo fatto in casa, cioè quindi cibo che mangi, non fatto in casa, cibo, volendo anche. Cibo, preferisci mangiare a casa o asporto? Diciamo nì, perché comunque ogni tanto bisogna andare anche al ristorante, però diciamo con questo fatto che io capisco di pesce fresco dovete stare Volendo, attenti, perché se io vado poi diciamo non rimango contento, e quindi bisogna uscire soltanto quando si è contento. ok, quindi sei in una via di mezzo. Ma sta scendo un personaggio complicatissimo, che è Molto queste complicato. botte e risposte induce insomma a fare giocosità nelle cose, Noi ci diciamo. stiamo intervistando a vicenda, però fateci sapere anche nei commenti, Se vi ovviamente. piacciamo, ecco, Se, se ci esattamente, e ci volete. dite anche cosa preferite voi, Benissimo. giusto per chiacchierare, volendo. Quindi, ok, continuiamo questa botta e risposta. Siamo, diciamo, direi alle battute conclusive perché abbiamo fatto una prima parte, E questa è una questa è la seconda parte, seconda straricca. parte. Grande, grande. Esattamente, e qualcos'altro tipo so, ok, ce l'ho. Panorama, diciamo, ti piace il panorama, sì o no?
panorama inteso come panorama, nel senso come vista. Allora, devo dire la verità, no, nel senso che no. Diciamo alla fine forse anche ni, nel senso che più verso ni, perché comunque abitando una città molto panoramica, insomma, quando vai fuori, tipo per esempio nelle altre città, mi piace curiosare, ma il panorama è una parola molto grossa, nel senso che qua cioè, abbiamo dei panorami. Troppo... Eh sì, perché per esempio anche la stessa Torre Eiffel, c'è un esempio, è bella perché poi... Scusa. Poi praticamente porta, diciamo, insomma, non ha quella bellezza di un tempo, perché noi abbiamo certo. Altri panorami. Ok, quindi panorama ni, dipende dal panorama, quindi certo, possiamo certo. Dire, definirlo così. Ok, facciamo una domanda a testa, così andiamo a concludere chiudiamo, questo bello spazio. Allora, il botta di posto finale. Ok, abbiamo... falla tu e poi vado a concludere io. Quadro classico oppure una gigantografia? Di diciamo di arte contemporanea a casa, ecco, che preferiresti avere, quindi un pitturicchio vecchia maniera oppure diciamo una opera di arte contemporanea che può essere un tiro rappresentativo di qualcosa, quindi allora perdonami Fede, un quadro classico con tanto di vetro trasparente oppure qualcosa che tu insomma ecco ti piace più l'arte contemporanea in un museo, ecco andiamo nella ditta arte no. Contemporanea oppure ti piace vedere qualcosa di classico nei musei che sono diciamo esposizioni di quadri, ecco arte contemporanea o quadri, ecco quadri volendo non, è, non hai un non gusto mi sono definitivo. Mai soffermato più di anche perché non quadri no no Si scherza. No, allora, quadri. Benissimo, allora questa volta risposta e chiudo dando anche un mio parere. Ultimamente l'arte contemporanea è bella da vedere, però è sempre bello vedere anche tutto ciò che è rappresentativo dei quadri. Ah, sì, sì, sono d'accordo, assolutamente sì. Io cerco di farti una domanda di, cosa? Al, di chiusura, diciamo, appunto, di questa botte risposta, diciamo intervista, chiamatelo come vi pare, diciamo show, quiz, no, diciamo chiacchierata più che altro, diciamo possiamo riassumere così, una domanda all'altezza della situazione, città sì o no? Città sì, città vanno visitate sì. Ok. Quindi, ti faccio pure una bonus, dai, mi riservo un'altra domanda bonus. Turista della tua città o no? Turista anche della mia città. Perfetto, direi benissimo, che va bene. Con questa chiosa, insomma, abbiamo avuto milioni di follower dopo questa puntata. Assolutamente sì. E vi rimandiamo, era comunque, diciamo, un formato prova di quella prossima trasmissione botta risposta che avremo giornalisti, scrittori e di tutto di più e potremo far conoscere meglio in modo scherzoso, giocoso, però alla fine si cerca di far però conoscere. Questo è lo start, va quindi bene. Spero che vi sia piaciuto. Grazie a tutti, ciao une, ciao Fede, alla ciao prossima, ciao.